Pesteria, non a Benedetta, ma non è basta. Quelle cose in Lepore sono meravigliose, però secondo me dopo le strisce pedonali, dopo la pulizia, dopo tante altre cose. Anche contemporanea, non è che anche contemporanea va bene. Dei bigliettini, non è vero che non ci si può fare nulla, non è vero, e che è stato deciso, non so da chi, di non fare nulla, perché c'è un indirizzo, c'è un telefono e soprattutto c'è un'attività a cui fa riferimento il fogliolino, c'è un'attività ben precisa, quindi se uno vuole può mutare, può fare tutto. Sindaco, mi sono dimenticato una cosa, Bianchi. Siccome la SM è in grave difficoltà perché ha 15 milioni di euro da riscuotere, a Canovai io gli ho fatto presente che tante confezioni buttano nei cassonetti delle grosse palle di rifiuti tessili. E gli ho suggerito anche che a un certo punto basterebbe che un suo incaricato o uno della polizia municipale di cui il sindaco è il primo, va bene, si mettesse a un certo punto fermo in macchina dopo le 11, ci sta mezz'ora e porta subito gente che butta dentro roba. Allora gli piglia quella collodola, li identifica e li fa un mazzo così. Ma siccome nessuno fa questo qui, loro continueranno a buttare nei cassonetti tutti questi rifiuti tessili a barba di chi paga regolarmente la tassa. Allora, a questo proposito voglio aggiungere una cosa. La dichiarazione che è stata fatta dall'assessore che ha aumentato del 30% della TASI ha detto che si fa perché il 30% dei pretesi non paga una tassa sulla rete. Questo è scorretto, perché è un'istigazione all'evasione, perché allora anche noi smetteremo di pagare la tassa sulla rete. Dobbiamo fare una cosa molto semplice. Abbiamo, invece di dare a Babbo Morto 700-800 euro ai disoccupati, si prendono e si fa fare il giro di tutte queste aziende di cui abbiamo nome, strada per strada, attività, vanno a controllare chi paga e chi non paga, e oltre a 700 euro di disoccupazione gli diamo anche un bel incentivo, tipo, che ne so, il 20% di ciò che recuperano l'evasione, va bene? No, e basta. Io credo che sia ora di smetterla, che qui ci sono quelli che pagano e quelli che se ne fregano di pagare, anche perché non ci sono sanzioni adeguate all'evasione. La prima cosa che voglio dire è la prima cosa che voglio dire è questa, cioè, che riguarda la sicurezza prima di tutto e poi dei geni. Ho l'attività in via Pistoiese e devo dire che purtroppo negli ultimi 3 o 4 mesi ho visto che la cosa per quanto riguarda le gene si è un po' degenerata, molto, molto peggio di prima, direi abbastanza peggio. In questo senso la strada è veramente piena di sporcizia, non capisco se ancora passano due volte la settimana a fare la pulizia. Purtroppo, non so, c'è quella tendenza da parte della comunità cinese di essere diventata un pochino più arrogante nei comportamenti. E io dico questo, prima di tutto, fu detto da Bifoni,
che avrebbe elevato la pattuglia dei carabinieri, dei militari. Benissimo, perché facevano solamente il tratto e non osservavano niente di più di quello che era la problematica. Fu detto da Matteo che ci sarebbero stati levati e sarebbero stati messi i vigili. Ecco, questa è una cosa che sarebbe molto importante. Primo, perché si comincia a parlare di almeno una coppia di vigili che vigilano per far sì che le attività cinesi magari possono essere controllate, non si devono girare dall'altra parte quando sputano terra, quando vanno con la bicicletta a continuare con il rischio che qualcuno purtroppo li prenda al volo e ci si rimette anche di grosse problematiche. Allora, e qui mi voglio riferire soprattutto a quello che è la mancanza, come dire, di sicurezza per quello che riguarda un pochino le attività commerciali e non solo. Cioè, vale a dire, un controllo più specifico ci vuole. Io penso che una persona di riferimento, responsabile della sicurezza nelle varie zone di Prato, ci possa stare bene come riferimento a quello che è la zona, la via di Spevese in particolar modo, per far sì che, insomma, che questi controlli sia sull'igiene e soprattutto anche sulle attività commerciali vengano controllati e vengono sanzionati, per far sì che, insomma, le tasse non le paghiamo solamente noi. Grazie. Ora veniamo al clou della serata. Il 15 di maggio in questa sala tutti i candidati a sindaco hanno firmato degli impegni. Il sindaco era uno, chiaramente, ed è stato Matteo che ha vinto, però quindi ci sono le firme di tutti i 6-7 candidati a sindaco che erano a questo tavolo. Allora ora io, prima che Matteo risponda a tutte le altre domande che sono state fatte, io gli rammento al sindaco, gli faccio alcune domande che praticamente siamo alle porte coi sassi, perché erano cose che dovevano essere fatte, realizzate entro i primi 100 giorni. Il nome Chinatown doveva essere tolto da tutti gli atti ufficiali dei comuni, quindi prima di tutto dalla toponomastica, perché oggi ci sono delle cartine geografiche di Prato dove c'è scritto Chinatown, quindi quello va tolto. Poi blocco del cambio di destinazione d'uso. Sì, sì. E poi, come dicevo alla signora, avevamo chiesto dei provvedimenti sanzionatori per le scritte sui muri e per gli adesivi. Quindi bisogna prendere una decisione e intanto si va a dipingere di rosso la casa di chi ha fatto quella proposta, che ne sappiamo nome e cognome, e anche una pitturatina capelli che non gli fanno. Poi avevamo chiesto la lotta agli abusi edilizi, con ripristino obbligatorio della situazione precedente, con multe di 100 euro a metro quadro da pagare entro 3 mesi dall'affittuario, altrimenti dal proprietario, e lui ci si farebbe ricco il comune, si potrebbe diminuire la tassa sulla casa delle persone oneste, si andrebbe a colpire i disonesti. Regolamentare la distribuzione delle bombole del gas responsabilizzando il commerciante. Cioè oggi noi corriamo dei rischi immensi, ci sono delle abitazioni, dei capannoni dove ci sono dentro 5, 8, 10, 20 bombole del gas. Io avevo detto che ogni commerciante di bombole del gas doveva tenere un registro nel quale scriveva nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Sì, che cazzo, è lì bello.
codice fiscale in cui io consegno la bombola. Perché? Perché usano le bombole per non allacciarsi alla rete e scomparire nel nulla. Se invece io al commerciante gli chiedo il codice fiscale, quello che prende le bombole non sparisce nel nulla, perché ho un riferimento ben preciso. Il numero di bombole che gli lascia, e questo registro lo deve lasciare, una copia la manda al comando dei vigili del fuoco, bene, e una copia ai vigili urbani, e una se la tiene per sé. Ecco. E tutto questo lo deve fare ogni fine settimana, lo deve lasciare. Perché il rischio, per ora abbiamo avuto fortuna, signori, perché come è bruciato quella fabbrica laggiù al Macrolotto 1, va bene, uno di questi giorni salta la bambola, perché se saltano 20 bombole è come mettere una mezza bomba atomica. Poi avevamo chiesto anche roba un pochino più ludica, come diceva prima Raffaello, un bruciodromo nei giardini di via Colombo. Sono 20 anni che lo chiediamo. Questo perché il bruciodromo nei giardini di via Colombo a cosa serve? A riportare gli italiani all'interno dei giardini, a riappropriarsi di una parte dei giardini di via Colombo. Lotta ai rumori molesti. Lotta ai rumori molesti, perché qui 24 ore su 24, va bene, siamo in Vietnam, bombardamento continuo di ogni tipo di rumore, gas e così via. Oh, questa è bellissima, perché stasera al telegiornale hanno detto che il Ministero dell'Igiene, della Salute Pubblica, sta approvando un decreto che prevede 150 euro di multa per chi butta la cinta della sigaretta in terra. Ora, se noi avevamo chiesto le sanzioni sugli sputi, se a questo aggiungiamo, perché c'è l'ordinanza del comune fatta dal sindaco Romagnoli, va bene? Però di quelle multe, la sapete il paradosso? Che l'unico multato è stato un italiano. L'unica multa fatta è stata fatta un italiano, un signore di una 75. E soprattutto qui bisogna cominciare a fare un discorso di igiene. Qui abbiamo dei ristoranti all'interno dei quali c'è il virus dell'epatite C che è alto 1,95 m, a parte lo Zecchi che l'ha preso di sicuro, ma voglio dire, al di là di questo, la questione igienico-sanitaria è una questione pesante, non è da prendere sotto gamba. Qui ci sono dei ristoranti, delle rosticcerie, dei supermercati, delle pescherie, qualsiasi cosa, che custodiscono la merce senza nessuna regola, fuori da frigoriferi, fuori da ogni regola, fuori da ogni regola. Perché il problema, si ritorna lì, il rispetto delle regole. Qui tutti accampano diritti, ma di doveri non ne parla nessuno. I doveri sono una parte, il resto è finito. Questa penso che mi possa dare una bella notizia, ma ripristinare il vigile di quartiere e il posto fisso in Interforze, perché è inutile dirlo. Il controllo del territorio, ma non il vigile che va dalle 9-10 di mattina fino alle 6-7 la sera. Qui ce n'è bisogno soprattutto nelle ore notturne, perché questo è il bronzo. Qui siamo nella terra di nessuno, la notte succedono cose che voi umani non avete idea. Ma la prefettura, allora. Scusate, ma il prefetto ha dato. Nei condomini, noi avevamo una signora stasera, non vedo forse, che nei condomini c'è una situazione veramente allucinante. Ci sono dei condomini in cui chi paga il condominio è solo l'italiano, ma il bello è che l'amministratore si fa pagare da tutti gli altri quello che qualcuno non paga. Non dico il dinero, che possono essere anche degli italiani per noi, però all'interno dei condomini c'è una guerra, direi veramente, di sopravvivenza. E questo dobbiamo cercare veramente, basta vedere quello successo, dov'è Vincenzo?
ecco lì, in via dei Gobbi, che eravamo insieme, quello col ristorante e così via. Cioè dobbiamo pacificare questa città, ma la pacificazione, la convivenza, il rispetto di tutto arriva attraverso veramente rispetto dell'altro, indipendentemente dal colore, della pelle, religione, nazionalità, non ce ne frega nulla. E l'integrazione passa attraverso prima di tutto il rispetto dei doveri, dei doveri. E già è una legge, ci sono anche leggi non scritte, ma perlomeno che vengano rispettate le leggi scritte. Quando hai assolto i tuoi doveri, acquisisci i diritti e non viceversa, perché se no non ci siamo. E noi avevamo chiesto anche di bloccare il piano strutturale, perché sul macrolotto zero erano previsti 12.000 nuovi abitanti nel macrolotto zero. E a noi francamente non è che si sia pochi, ma tutti, 12.000 in più diventa veramente una situazione pesante. Un attimo, questo, scusa Gioacchino, questa è la cosa fondamentale, il sindaco si deve rispondere a queste domande. No, Gioacchino, allora ti vorrei ricordare questo, è quello che mi hanno firmato, sto leggendo, nei primi 100 giorni, non è che... Approvare la realizzazione del progetto macrolotto zero che prevede un parco di 18 ettari che parte da fuori le mura e arriva fino a San Paolo. Questo progetto è già stato fatto dall'Università di Firenze, quindi è già pronto, si presentò al CENI il 28 settembre del 2009. In contemporanea c'era un progetto per il recupero dell'ex calamaia alle curve di San Paolo, va bene? E il mercato coperto tipo San Lorenzo nella zona di Via Bonita. Io ho finito, Gioacchino, questo era quello che... Quindi ora il sindaco risponderà a tutte le domande. No, io gli volevo fare una domanda, io gli volevo fare presente una cosa. Del parcheggio privato dell'Inter, è privato, dell'ex Inter, no? Lei deve vedere, signor sindaco, che ci sono tutti i ristoranti della su Via Pistoiese, scaricano delle fogne. Quello che Dio vuole, sta nascendo una situazione igienico-sanitaria che è precaria. La mattina alle 6 il puzzo di fango e di fogna è intollerabile, sta nascendo dell'erba, le alta così, c'è dalle pante cane, danno sui groppone la scritta SNAM, eh. Voglio dire io, regoliamoci ragazzi, questa è una cosa che non è tollerabile, questi sono topi, eh. Ma io dalla ossa l'è ulteriormente peggiorata, perché non essendoci più mani, essendo tutto chiuso, la cosa la sta galleggiando, che è tutta galla, che è una cosa intollerabile. C'è 20 centimetri di porchia così, io capisco come facciano a starci la gente di altro. Veramente, voglio dire pochissime cose, perché mi sembra una cosa importante, che un po' dispiace il fatto di che alcune cose non siano state viste. Io posso confermare, io ho dato appuntamento su una settimana dopo mi sono insediato, che ho parlato con l'ANSM sui rifiuti abbandonati in modo incongruo il giorno del giuramento del sindaco, e ho mandato l'ASL qui tramite segnalazione di quartiere, ho mandato subito l'ASL qua giù. Quello mi sono reso conto, è il motivo per cui anch'io mi avvino alla questione di Valerio, pur pensando che si debba continuare a tenere la barra dritta su Vicenza, cioè cercare di intervenire di più, e se qui anch'io non voglio fare polemica politica, però devo dire al signore giù che io fino al 1° ottobre ho lavorato senza un euro, cioè ancora non ho un euro a disposizione, perché il bilancio è finito, stiamo parlando del bilancio 2013, che è finito, le strade non abbiamo un euro, quelli che vedete, da voi vedete, sono roba appaltata nel 2013, non c'è un euro. Rischi idraulico, non c'è un euro, fino a che non parte il bilancio 2014 siamo senza soldi. Quindi ora da ottobre, se non altro, potremo disporre dei soldi per cominciare a intervenire. Lunedì 6 ottobre alle ore 9 io vengo qui. Qui davanti si fa il giro che mi avete chiesto, va bene? No, questo ottobre 9.
Signor, mi scusi, se mi fai... lei dovrebbe anche mettere un freno alla compravendita via Monicoli. Scusate? Cioè, la faccenda c'è in via Monicoli di tutti quelli senza scontrini, senza nulla. Proprio una cosa vergognosa. Come l'ha detto la signora, è un mercato a cielo aperto che passa a tutti e nessuno lo vede. Lo sa signor sindaco, la sera all'otto, davanti alla banca alla casa di Spagno e Firenze, c'è un furgone che vende il pesce. Io gli farei sentire il tanfo che butta fuori e che non scaglia nel mezzo di strada e nessuno gli dice niente. Perché se tu dici anche cosa, tu pigli anche le mani nel piso perché sei solo. E questo è il problema. Se passa un vigile fa finta di non vedere, però se passa quelli dell'SG e non ti vedono incrandando del costo, ti fanno 32 euro di multa. E questo è il rompe di molto le palle. Alcune risposte che mi sono segnato. Piano di recupero via Filzi, valore. Allora, sì, mi cambierei per quando dei quartieri. Il problema è che la Valore, come sapete tutti, è una società che è fallita. E quindi il problema che c'è qui è lo stesso che c'è alla Querce, alla Cementizia. E quindi sono problemi legati al fallimento di una società rispetto alla quale c'è una situazione con il Tribunale e si sta cercando in realtà di trovare delle soluzioni, in particolare proprio per questo di Via Filzi. Ci potrebbero, diciamo, si sta studiando qualcosa insieme all'FP, si sta studiando qualcosa, ma è inutile che dica che si fa qualcosa, perché in questo momento è della bugia, cioè bene venire vedi che c'è una soluzione, in questo momento è uno studio che si sta facendo. Ma è un problema che è legato al fatto che c'è una società che ha tutta una serie di immobili sparsi per prato che è fallita e quindi, come tutte in queste situazioni, ha delle complessità. Allora, per quanto riguarda il discorso del parco urbano di San Paolo, siccome già sono detto varie volte, anche il problema è che non è privato, sono aree private. E quindi, come aree private, il comune dovrebbe espropriarle. È un parco misto, diciamo. Sì, però non ce l'è da costruito. Ma figuriamoci, allora no, su questo voglio essere, cioè ve lo dico tranquillamente, ve lo dirà anche il sindaco, ma cioè i 12.000 abitanti non se ne parla nemmeno, cioè, quindi, su questo siamo, non esiste il problema. Non c'è l'ospedale. Ecco, quello che diciamo, il problema è quello, no? Allora, si parla di il comune non ha, questo ve lo posso dire, il comune non ha immobili. In realtà il comune potrebbe arrivare ad averne. Perché? Perché in interventi anche relativamente grossi il comune può poi dopo prendere dei pezzi o degli immobili, oppure stanno venendo delle persone che mi dice ti do questo e te mi fai fare qualcosa da altre parti, si chiama perequazione. Quindi può essere che non domani, ma in futuro l'amministrazione abbia degli immobili dove ha la possibilità di realizzare qualcosa. Questo sì. Il discorso del che il problema del Marotto Zero sia lo spazio pubblico, siamo non consapevoli di più. E chiaramente è per chi ci vive un problema di sforzo, questo siamo tutti altrettanto d'accordo. Dall'altro punto di vista però è anche vero che appunto, ripeto, il muro rosso o comunque il muro della piazza dell'immaginario di Mostra, che è un ambiente comunque che non è completamente qualificato, no? È il degrado che porta il degrado. Quindi quando un contesto è riqualificato e viene pulito in qualche modo, sicuramente è più facile da tenerlo. Quello che voglio dire è quindi che è chiaro che si può fare un parco nuovo da 18 ettari, salvo poi avere le risorse per gestirlo, ma è più fattibile in questo momento immaginarsi interventi dove all'interno dei lofti del macronotto zero si possono realizzare dei piccoli spazi pubblici, delle piccole piazzette. La piazzetta davanti all'ex Lidl, cioè no scusate, al PAM, è una piazzetta privata. Lì però si potrebbe pensare di farci qualcosa, è uno spazio degradato, ma sarebbe una piazzettina tanto bellina. Cioè, bisogna partire dalle cose semplici e non dire che si fa un parco da 18 ettari che è complicato. È più semplice partire da piazze tipo questa davanti a Puglia. Certo.
Certo, certo. Anche sugli abonicoli, per esempio, io sto parlando degli abonicoli da parte degli esporti. E quella è mia abonicoli. Cioè, quindi, sì, perché gli abonicoli continuano anche da altre parti. Quindi la vecchia gli abonicoli, in realtà, là ci sono, non dico quasi tutta la proprietà, quasi tutto, ma la proprietà degli abonicoli è una delle prime che sta venendo l'assessorata a capire cosa si può fare. Quindi, e questo comprenderebbe anche quel parco di cui parlava prima Gifasi, no? E quindi in realtà le cose, si stanno muovendo. È chiaro che la cosa importante è fare serate di questo tipo, perché sono i proprietari che devono sapere che il loro immobile, che non potranno più dare ai cinesi, e lo sappiamo tutti, in queste condizioni, no? Può essere utilizzato per fare altre cose, semplicemente questo, no? E nel fare queste cose c'è la possibilità, l'amministrazione allora ha la possibilità di fare anche interventi di riqualificazione, di iniziare a fare interventi di riqualificazione di piccoli pezzi di città. Una cosa mi sembra interessante da dirvi è questa, che se vedete nel centro storico, no? viene fatto un intervento di ripulitura delle scritte, che è una roba abbastanza sistematica, no? e quindi si sta approfondendo questa cosa con l'ufficio che si occupa del centro storico, cioè quando fa una scritta vanno e la cancellano senza dire nulla a nessuno. Perché? Perché più lo dice sul forwriter DNA che chi vuole sfidare lo fa. Quindi è vero questa cosa, quindi anche lì si tratta di iniziare veramente, no? E io ripeto, io vedo nell'estensione, nell'ipotesi di estendere il progetto dell'immaginario una manifestazione concreta di interesse da parte dell'amministrazione di puntare pari ancora di più sul pacolotto zero e sul mettere in evidenza certi problemi, no? E sull'iniziare concretamente a fare qualcosa in alcuni pezzi del pacolotto zero, è grande il pacolotto zero, no? Sono stati messi manifesti, ma secondo me queste persone vanno chiamate e fatte venire, persone che contano, non un cinese qualunque. Poi si è parlato del sudicio, si è parlato tante cose, però non si è parlato di cose più essenziali. Le regole vanno fatte ai cinesi, non a noi. Se diceva il signore deve venire i vigili se ne sbattono. Glielo posso dire personalmente, che a me mi hanno fatto 2 danni, ho chiamato, per 2 volte mi hanno detto, una volta mi hanno fatto finire una ricarica di telefono, si arrangi, quando arriva il proprietario si leva, ma abbiamo messo la macchina di dietro e per un po' non sono potuta uscire. Un'altra volta mi hanno distrutto la macchina perché hanno messo i bidoni consentito da quelli dell'user, cosa metterlo sulla strada della spazzatura. Gli ha preso un pieno mio marito perché gliel'hanno messo davanti su un portone, 700 euro, questo qui io non ho fatto niente. I vigili lo telefonano, non si può venire. Io ho pagato in tasca mia, mio marito che fa un lavoro umile, 700 euro dalle tasche, non lo so. Quindi le regole, noi si può fare tanti bandieri, lei può venire a fare il giro, ma il giro non serve a nulla, ci dovrebbe vivere un giorno. Perché è uno schifo. La signora è andata via, ora non lo so, dice. Non gli interessa i bigliettini, non gli interessa lo spirito. Io sono dalla mattina alla sera a pulire. Non lo so, dice lei, a me mi interessa più una sigaretta. No, a me la sigaretta. Mi do più schifo lo spunto o le cose. Allora, è aperta a tutti, non è che noi abbiamo detto come qualcuno vuole che si metta la magliettina, quelli del macrorotto che non possono andare in piazza del Domo perché abbiamo le case dipinte di rosso, però voglio dire, questa è aperta a tutti, però abbiamo avuto un'esperienza dove in questo stesso luogo è stata fatta una riunione, anzi indetta una riunione con le associazioni cinesi e non si è presentato nessuno. L'abbiamo fatta noi del Marolotto e non si è presentato nessuno. Perché se ne è nessuna associazione cinese.